so. Santo Stefano comunque è bravo a battezzarla fuori. Miserendino prova a inventarsi un tacco, poi Di Giovanna irrompe lui, serve Cilano, Cilano in area di rigore sull'esterno della rete, primo brivido di questa partita, targata dall'articolo 11 Cilano. Eh sì, l'articolo 11 è la partita, ha provato subito a spaventare Santo Stefano, la palla però è finita fuori. Mannino, Miserendino, carica il sinistro, la finta, Miserendino, portiera, è la prima parata di Arnone, uno dei migliori portieri della prima giornata di Serie B2, si presenta così anche in questa giornata. Oddio. Occhio a Mannino che ha recuperato. Mannino recupera, serve Miserendino. Carica il mancino Miserendino e si salva in angolo qui Arnone. Grande parata qui di Arnone sull'ex giocatore dei Benpresi, che sta provando subito a prendere per mano la sua nuova squadra. Bono, c'è dall'altra parte Caruso, Bono invece prova a far tutto lui, si scaldi con Toni Santo Stefano. La prima parata anche per il portiere della Porto Alegre sul tiro di Bono, occhio all'angolo, ancora Bono. Benissimo. Attenzione qui Di Giovanna, perde il pallone Mascellaro, ha provato ad approfittarne, l'ultimo tocco credo che sia di un giocatore dei Way Team. Vediamo un po', no, invece è solamente rimesso da fondo, ma che brivido. Eh sì, è stato bravo ad approfittare Mascellaro di questa situazione. Invece qui Di Giovanna, si riparte da lui, che viene rubato palla, ancora Mascellaro, Mascellaro e questa volta la mette dentro! 1-0 delle Porto Alegre, Mascellaro da pochi minuti è entrato e subito realizza il primo gol della partita. E vai sul terra davanti alla telecamera, attenzione. Una spina nel fianco sin dal suo ingresso in campo, Mascellaro ha rubato palla a Di Giovanna, se non ho visto male, poi ha battuto il portiere, 1-0 ombrello, Porto Alegre. Ombrello. Ora Miserendino si accentra, Miserendino vuole spazio per il suo sinistro, ci ha provato ad aiutarlo Miserendino, che parata di Arnone. Grande intervento qui di Arnone, però troppa libertà per il sinistro di Miserendino. Si riparte ancora da Miserendino, Miserendino davvero scatenato, Miserendino, ancora Arnone, si continua, bravo qui Bono ad allontanare, la palla però ancora in gioco, attenzione, Bono, prova a lottare qui Miserendino, attenzione a Miserendino, avanza lui Miserendino, c'è spazio per lui Miserendino, 2-0 Porto Alegre! Davvero strepitosi fin qui la squadra di Misciluzzo e anche Miserendino sul terreno davanti alla telecamera. 2-0 che dove si sta adesso avvicinando una bufera. Strepitosi Porto Alegre, benissimo Miserendino, finora veramente sta mettendo a repentaglio la difesa dei Way Team. Occhio a Di Giovanna che forse ha spizzato il palo qui Di Giovanna. Ancora Bono, avanza lui. Bravo Cannavaro, poi il pallone, attenzione Mascellaro, autostrada per lui, ma bravissimo Arnone invece no, perché Mascellaro al secondo tentativo la mette dentro, 3-0. Eh sì, prospetta un cappotto per i Way Team se non difenderanno come si deve. Ancora qui la sostanza di Mascellaro, autore del 3-0, ma sta comunque spezzando la partita in favore dei suoi. Mascellaro, bello il controllo, ancora Mascellaro, Mascellaro, la palla sul sinistro, Arnone e poi il palo, insiste provata, ancora Porto Alegre pericolosi qui. Mascellaro vicino alla tripletta personale, il palo questa volta lo ha frenato, però Porto Alegre travolgenti. Mascellaro, punta a Bono, Bravata, potrebbe mettere in mezzo, Bravata pensa il tiro, e c'è il gol di Bravata, sotto il diluvio, festeggia il difensore della Porto Alegre che adesso viene sormesso dai suoi compagni. Non ci posso dire, quello la caiuta. Gol del 4-0 per Bravata, che ragazzi che devo uscire, aumenta il margine in favore dei suoi compagni. Serendino, Miserendino, il sinistro di Miserendino, mamma mia quanto è pericoloso il suo piede qui. Vicino alla doppietta Miserendino, c'è comunque al ciongolo, forse l'ha deviata Arnone. Manino dalla bandierina, pallone a campanile, allontana qui Cilano. Allora provata 4-0, possiamo dire partita quasi chiusa. Vabbè, ancora diciamo, siamo a fine primo tempo, diciamo. Giaragovi, quanti che possono fare 4 gol loro. Questo è pure vero, però comunque è sembrata che la situazione è tutto sotto controllo, sembra. L'ho segnato pure io, quindi diciamo che una certa padronanza del campo l'abbiamo. Forse non lo so, ci troviamo bene a nuotare. C'è una bella bufera, comunque voi riuscite a tenere bene il campo. I tacchetti li abbiamo, insomma, quindi siamo qua. Va bene ragazzi, continuate così, ci vediamo più dopo. Tardi.
Navò, anticipa Di Giovanna, mister Endino. Si porta la palla sul destro, che non è il suo piede, però crea pericolo. Non ce ne eravamo quasi accorti in questa occasione, che il destro non è proprio il piede preferito di Marco Mister Endino. Attenzione qui Caruso, dimenticato dalla difesa della Porta Alegre, limite danni Santo Stefano, che ancora una volta tiene la porta inviolata fin qui. È stato bravo Santo Stefano, un po' meno bravo i suoi compagni alla difesa, però attenzione all'angolo. Punizione alla Porta Alegre con attenzione Mascellaro, addirittura il rischiato di prendere il... Addio ragazzi. Sì. Attenzione a Mascellaro. Carica il sinistro Mascellaro, Arnone. Si conferma uno dei migliori, almeno. Ancora ci ha provato il numero 10 della Porta Alegre, è stato bravo Arnone a respingere. Quanto entra? Attenzione Mister Endino! Primo gol di questo secondo tempo della Porta Alegre. Cilano, il sinistro di Cilano sul fondo. Prova a dare la scossa qui il giocatore dei Bombatti, ma il suo sinistro è fuori misura. Attenzione Bravatà, ruba il pallone, il palo di Bravatà! Ancora di Porta Alegre con Mister Endino, però perde l'attimo qui l'ex ben presi. Ora irrompe Caruso, propone Way Team a cercare di farsi vedere dalle parti di... Questo tiro viene respinto, poi Cilano ci vuole provare lui. Occhio a Caruso, la finta il tiro, Caruso, Caruso! Prima parata di Santo Stefano in questa ripresa. Attenzione perché qui Bravatà ha rischiato, però sto bravo... Di Giovanna carica il sinistro, Di Giovanna sull'esterno della rete. Quando mancano ormai 10 minuti alla fine della partita, avanzano nella Porta Alegre a caccia del credo 6-0. Mister Endino invece trova la bella parata di Arnone. Arnone non vuole arrendersi, ovviamente fa quel che deve e quel che può per evitare la goleada. Finta di Mascellaro contro Caruso, arriva anche Di Giovanna, Mascellaro Arnone, davvero una partita strepitosa nonostante i gol incastrati, davvero Arnone è un ottimo portiere a mio avviso. Carpetta. Occhio Mister Endino per Mascellaro. Mascellaro mette in mezzo per Mister Endino il suo piatto che addirittura si spegne sulla rete della struttura dei campi. Che gol che si è mangiato Mister Endino, ma ancora una chance. Attenzione Mister Endino per la sua giocata, il palo di Mister Endino. Occhio Mister Endino. Mister Endino finta il tiro, poggia per Mascellaro. Chiude lui la partita e anche la Porta Alegre se ne va a casa con questi punti preziosi. Ma quell'ammonizione di Mannino, comunque. Che peccato davvero per questa ammonizione, però ci ha pensato Mascellaro a restituire dei punti. Attenzione a Mister Endino. Mister Endino punta Cilano, i due collaboratori dell'Interschool si affrontano qui. Mister Endino il sinistro! Che gol di Mister Endino! Pazzesco! Mette a segno anche la tripletta, quindi altri bonus per la sua squadra, ma quel che si è visto è davvero un gol straordinario di Marco Mister Endino. Dunque Mannino, superstite della Porta Alegre dopo questo bel 7-0 sui UE Team. Peccato per la tua ammonizione, già che sei qui. Sì, era il primo fallo del facile. Vabbè, gira tutto, poi due triplette, lo scarto. La porta è inviolata, visto che comunque inviolata. Pochi tiri, ma Santo Stefano è fatto trovare pronto. Quindi dopo il pareggio della prima, comincia il campionato in maniera positiva per voi, giusto? Sì, puntiamo direttamente alla promozione questa. Presenza passare dei playoff. Sì, dopo due campionati diciamo dove... Vabbè certo, l'obiettivo minimo è quello del playoff. Va bene. Questo anche di Mister Endino. Va bene, grazie.